Eccoci qui, Palazzo dei Congressi Palariccione, si è appena concluso il congresso nazionale CISL Scuola. Maddalena Gissi, dopo 7 anni, lascia la segreteria generale della CISL Scuola e la scelta è andata sempre a una donna. È un caso? Ah no, non è un caso, la nostra è un'organizzazione che ha un elevato livello di rappresentanza al femminile, ma chiaramente appartiene anche al consenso intorno ad un progetto e il progetto che ha visto Ivanna Barbacci è un progetto di grande, grande prospettiva per la nostra organizzazione. No, è un progetto in realtà. Noi siamo una categoria che per il 90% del personale è donna e quindi è una continuità in un progetto che ha radici profonde e quindi andiamo avanti in continuità. Questo rinnovo arriva in un momento particolare, con gli altri sindacati i rapporti non sono più quelli di 6 mesi fa. Quando tornerà il sereno, Gis? Beh, la primavera di solito porta una stagione più mite, probabilmente anche questo congresso ha segnato uno spartiacque, c'è stato un intervento da parte del segretario dell'FLC e anche degli altri due colleghi, Serafini dello SNALS e la collega Ricci per la UIL. Siamo dell'idea che sui contenuti potremo sicuramente ritrovare elementi unitari, certo, ci confronteremo. Dobbiamo lavorare tutti per il bene della scuola, questo è quello che ha fatto la CISL Scuola anche in un momento in cui l'unità sindacale ha avuto una crisi. Io spero che ci sia un ritorno di condivisione, di partecipazione, di dialogo anche tra noi, prima di tutto sul metodo, perché non ho trovato grosse distanze sui contenuti. Il futuro ci porterà di fronte a una necessità che è quella del contratto e quindi torneremo comunque necessariamente a dialogare e auspico anche a trovare dei punti di accordo. Cosa risponde a chi dice che la CISL è stata troppo filo governativa, filo ministeriale? Beh, è la peggiore offesa che potevano rivolgere a un'organizzazione sindacale confederale che è scesa in piazza per difendere la libertà e il diritto alla democrazia, come abbiamo fatto il 16 di ottobre. Lo rimandiamo al mittente e sicuramente la segreteria futura dimostrerà come essere sindacato vero, reale, porta i risultati per le persone. Noi abbiamo provato questo e sicuramente in prospettiva si continuerà. No, in realtà noi per quanto riguarda il Ministero dell'Istruzione siamo la spina nel fianco, perché siamo quelli che puntualizzano e entrano nel merito dei contenuti. Noi lo siamo per storia, per valori, quindi non facciamo il portacque di nessuno, portiamo i contenuti della nostra categoria. E chi li accoglie chiaramente troverà un consenso, chi non li accoglie troverà uno scontro, un conflitto nei confronti della nostra organizzazione. Capitolo stipendi, c'è stato un incontro preliminare a febbraio, il governo ha stanziato nelle ultime leggi di bilancio circa 105 euro, e cosa potrebbe accadere se non ci si muoverà da quella cifra? Beh, innanzitutto è una trattativa tutta in salita, la segreteria neoeletta sicuramente affronterà gli incontri all'Arran con chiarezza anche di idee e di proposte. Non c'è solo la parte economica, ci sono anche le parti normative, poi ci sono tutti gli assetti legati alla norma, quindi c'è un grande lavoro, ma penso ci sarà anche un'attenzione da parte del governo se si vuole dare seguito al patto per la scuola che è stato sottoscritto da Bianchi. È una trattativa, sarà una trattativa complessa. Certamente dovremo mettere in atto tutte le nostre abilità negoziali, ma serve una presa di responsabilità da parte del governo e da parte del Parlamento. Bisogna smettere di fare la campagna elettorale sulla scuola, bisogna investire sulla scuola e questa è una fase in cui noi abbiamo bisogno di segnali concreti, anche dal punto di vista economico. Il rinnovo del contratto, parte normativa, quali sono i due elementi imprescindibili su cui bisognerà assolutamente mettere mano?
Beh, la definizione dell'assetto generale, la norma, il rapporto tra norma e contratto, la formazione, il diritto alla disconnessione, l'orario di servizio, il rapporto tra didattica e burocrazia e poi tutta l'esigibilità degli istituti contrattuali. Se devo dire, sicuramente la segreteria generale Ivana Barbacci conosce bene il tema, i precari e i diritti del personale a tempo determinato. Dobbiamo far emergere il lavoro sommerso. Il contratto deve essere riscritto in gran parte della parte normativa proprio perché non è più rispondente alle professionalità e al perimetro delle professioni che oggi si svolgono e si realizzano all'interno delle scuole. Quindi il lavoro sommerso certamente va fatto un'operazione di emersione e dobbiamo puntare sulla formazione del personale. Vincoli sulla mobilità, è un tema di attualità, sono sostanzialmente rimasti anche se modificati. Si lamentano i lavoratori, si sono lamentati moltissimo gli altri sindacati. Il dubbio è, alla fine potrebbe aver vinto il Ministero? Beh, veramente quando c'è una legge che vincola, chi riesce a portare a casa un risultato per almeno far sperare le persone partecipando alla mobilità, io credo che abbia vinto il sindacato che ha rischiato e ha avuto più coraggio. In questo caso la CISL Scuola ha avuto coraggio. I vincoli sono stati scritti per legge, in realtà 20.000 persone che con il nostro contratto hanno potuto fare una domanda di mobilità che diversamente non avrebbero potuto fare. Anche in questo caso i vincoli vanno superati attraverso una norma. Noi saremo il pungolo anche da questo punto di vista per arrivare a questo obiettivo. Concorsi e reclutamento, sono in arrivo diversi concorsi, un secondo STEM, un concorso straordinario per precari, concorsi ordinari. Basteranno per battere il precariato della scuola? No, perché non può essere l'unica soluzione e i concorsi per la loro comunque lentezza, visti i numeri che coinvolgono il mondo della scuola, sono una parziale soluzione al problema. Bisogna immaginare altre procedure che garantiscano anche un riconoscimento dell'esperienza. No, purtroppo no, perché va data una organicità all'intero reclutamento, cominciando a dare una risposta ai precari, perché i precari sono per 200.000 unità stabilmente all'interno della scuola e quindi hanno bisogno di un segnale chiaro, che non può essere solo ed esclusivamente l'ordinarietà dei concorsi. Quindi serve un'organicità di un piano serio di reclutamento per il personale docente e anche riprendere tutto il cammino interrotto per quanto riguarda il personale ATA. Tra due settimane è previsto il rinnovo delle RSU, un appuntamento importante dopo 4 anni. Come ci arriva la CISL Scuola? Beh, secondo me ci arriva molto molto più rinforzata e ha presentato un elevatissimo numero di liste in più in confronto alla volta scorsa. Ha anche garantito una grande partecipazione da parte di candidati di elevatissimo livello e siamo convinti che porterà democrazia, partecipazione e grande, grande professionalità. Non si andrà nelle scuole per il potere, per governare il potere delle scuole, si andrà per garantire attraverso il consenso la condivisione dei progetti. Noi siamo pronti, i nostri territori hanno lavorato tantissimo, abbiamo superato i risultati della volta scorsa in termini di presentazione di liste, abbiamo candidati seri, responsabili, che amano la scuola e che sapranno dare il loro contributo all'interno delle istituzioni scolastiche portando benessere e non conflitto. Usciamo dal sindacato, parliamo di attualità, purtroppo c'è una terribile guerra in corso, stanno arrivando tanti bambini, ragazzi ucraini nelle scuole italiane. E come vanno accolti nelle scuole secondo voi? La scuola ha sempre accolto, incluso nelle situazioni di emergenza e sarà attrezzatissima anche in questa occasione. Ci vorrà tanta, tanta pazienza, tanto spirito di abnegazione e dovremmo sperare negli aiuti e nei supporti anche per garantire le problematiche linguistiche e le problematiche logistiche, perché sono famiglie che arrivano con madri, figli, bambini, minori,
che hanno bisogno di tanto aiuto. Noi come CIS Scuola ci siamo già impegnati, abbiamo fatto un congruo versamento nell'ambito del fondo CISL istituito dalla sola Confederazione a favore della Croce Rossa. Non ci sottrarremo e se ci sarà da fare anche attività volontariato, io sarò la prima, nell'ambito dei tempi a me concessi, a essere accanto alle persone che avranno bisogno. È una grande preoccupazione, un grande velo di tristezza che attraversa questi giorni. La scuola saprà dare sicuramente il proprio contributo perché è il luogo dell'accoglienza in senso ampio e già ci sono tantissimi esempi di scuole che hanno già messo in moto le loro capacità organizzative e quindi siamo come sempre l'Italia, siamo la scuola italiana, non ci sottrarremo rispetto a queste tragedie. Ivana Barbacci, cosa vuole dire a Maddalena Gissu? Le voglio dire che è stata una grande segretaria e ci ha insegnato molto, inizia un nuovo cammino, una nuova generazione, noi sapremo proteggere quello che lei ci ha consegnato. Cosa vuole dire a Ivana Barbacci? A Ivana Barbacci dico in bocca al lupo e fai quello che il cuore ti comanda pensando al bene dei lavoratori e sono convinta che non avrà bisogno nemmeno di ascoltare perché lei parla con la mano sul cuore ma con una razionalità che è grande, di grande pragmaticità e concretezza.